Ciao amici Mr. Gadget, benvenuti. Questo è uno spazio dedicato ad un confronto che trovo molto interessante tra due dei migliori acquisti del mercato di questo momento. In una mano Huawei P Smart Plus e dall'altra invece nell'altra Honor Play. Quale dei due vale la pena comprare? Vediamolo insieme. Prima di cominciare questa recensione devo ringraziare Sasha che mi ha evitato di fare la più grande figuraccia della storia, perché avevo pubblicato già un'altra versione di questa recensione in cui avevo attivato una funzione senza accorgermene, avevo passato circa mezz'ora della mia recensione concentrandomi sul perché i display di P Smart e di Honor Play fossero così diversi. In realtà su uno dei due avevo attivato la protezione per gli occhi, ma insomma sapete che la grappa utilizzata per un lungo periodo ha delle fortissime controindicazioni, questa è una di quelle. Allora, come sono questi due telefoni uno accanto all'altro e soprattutto che cosa cambia tra i due telefoni? Quattro fotocamere in un telefono, nel P Smart Plus, un processore migliore in Honor Play. Quale dei due vale la pena comprare? Beh, cerchiamo di capirlo. Mettiamo intanto questi due smartphone uno di fronte all'altro per quanto riguarda il loro aspetto. Allora, display da 6,3 pollici, assolutamente identico, notch identico. L'unica variazione che c'è tra questi due smartphone è che Honor ha una sola fotocamera frontale, mentre mentre Huawei P Smart Plus ha due fotocamere frontali. Sul retro invece i due telefoni sono praticamente identici, vedete, stessa posizione del sensore per le impronte digitali, stessa posizione del sensore doppio fotografico, peraltro stesso sensore 16 più 2 megapixel. Cambiano i materiali ovviamente, perché c'è materiale metallico molto gradevole, io trovo che questo colore rosa tra l'altro sia bellissimo, e poi invece il vetro sulla parte posteriore di P Smart Plus. Per il resto c'è un'altra variazione da sottolineare, curiosamente P Smart Plus ha nel connettore una soluzione micro USB e non riesco davvero a capire il perché, mentre Honor Play ha adottato, come è normale che sia, il connettore USB Type-C. Ovviamente da notare un dettaglio importante, porto di nuovo anche la parte inferiore di P Smart, entrambi i telefoni mantengono un dettaglio importante, ovvero il connettore della fotocamera, no? Facile vedere come siano veramente due prodotti gemelli con pochissime novità. Ma nell'uso di tutti i giorni c'è una differenza tra l'utilizzo di un processore che è il Kirin 710 che c'è all'interno di Huawei P Smart Plus o il Kirin 970 che invece è dentro Honor Play? Beh, diciamo che insomma la dotazione generale è tutto sommato identica, no? 64 giga di memoria, 4 giga di RAM, un'espansione micro SD disponibile, però insomma qualche differenza c'è. Allora, intanto spingiamo tutto, vi faccio notare che ho messo al massimo della luminosità entrambi i display e poi cercherò anche di farvi capire il perché. Perché se io metto a metà della luminosità i due display e vado a vedere il Corriere della Sera, vedete che per qualche misteriosa ragione è vero che non c'è più quell'effetto giallognolo che avevo riscontrato con la precedente recensione, però a livello di taratura i due telefoni essenzialmente hanno una leggibilità che è leggermente diversa. Vi faccio vedere anche un altro elemento importante. Andiamo a vedere come sono tarati poi questi display e quindi che tipo essenzialmente di qualità e di colore mostrino. Aspettate che ho sbagliato, eccolo qua, vedete, tutto sommato i due telefoni si equivalgono, ma è un po' più luminoso, un po' più brillante il display di Huawei P Smart Plus. Probabilmente è solo una questione di decisione proprio delle aziende nel tarare i due display, però insomma tutto sommato il loro funzionamento si equivale. Ecco, a livello di velocità invece di accesso alle applicazioni vi faccio notare una cosa. Guardate, se io apro l'applicazione della fotocamera,
Vedete come essenzialmente la disponibilità del software sia identico. Ci riprovo così, ve lo mostro. Guardate, apro, vedete, leggermente più veloce il Kirin 970, però non possiamo parlare di novità o di differenze che siano significative. Vedete, anche in questo caso, rifacciamo ancora un secondo per vedere ad esempio l'apertura del browser. Abbiamo eliminato tutte le due applicazioni, vediamo, ecco, apriamo le due applicazioni, vedete che tutto sommato sono i contenuti disponibili in un tempo che può essere considerato quasi identico. E nell'utilizzo poi di tutti i momenti, beh, insomma, diciamo che veramente non ci sono grandissime differenze. Certo, Kirin 970 è più potente, Kirin 970 tutto sommato dovrebbe avere un'ottima gestione anche dei consumi, però bisogna dire che anche 710 ha il supporto tanto per la realtà aumentata quanto per l'intelligenza artificiale. Quindi un processore sulla carta meno potente, ma una differenza che non è proprio così visibile. E questa differenza che vede Honor Play in vantaggio con il processore viene poi compensata invece a livello di fotocamera. A proposito di fotocamera, i software sono assolutamente identici. Vi faccio vedere, ecco, il dettaglio. Qui c'è la modalità ritratto, sto guardando la fotocamera, guardiamo la fotocamera invece selfie, vedete c'è la modalità ritratto per quanto riguarda il modello Huawei P Smart Plus. Vi faccio vedere la modalità invece, vedete, che consegna il l'Honor Play. Anche in questo caso c'è la modalità ritratto, ma in questo caso l'effetto viene generato dal software, quindi dalla potenza del processore. Avete tra l'altro, proprio per la disponibilità di un processore così potente, anche la presenza delle lenti di realtà aumentata anche sulla fotocamera anteriore. Ma per quanto riguarda gli scatti, allora diciamo che sul sensore principale i due sensori sono praticamente identici, parliamo infatti di due sensori, sono 16 più 2 megapixel, entrambi i telefoni hanno questa dotazione di fotocamera e il funzionamento bisogna dire che è più che buono. Vi faccio vedere solo uno dei due telefoni, vedete lo scatto, essenzialmente scatto abbastanza veloce e disponibilità della foto praticamente istantanea. Qualità delle immagini che io trovo tutto sommato buoni per entrambi. Un dettaglio sulla fotocamera vale per entrambi i telefoni quando siete in modalità normale. Vedete, questo è il pulsante che inserisce le funzionalità di intelligenza artificiale. Questo è Huawei, vi mostro, vedete lo stesso pulsante è presente anche in questa posizione per Honor Play. Potete in pratica inserire ed inserire gli effetti di intelligenza artificiale, foto che secondo me sono di buona qualità. Mi sono piaciute molto quelle di Honor Play in modalità notturna, dovete avere un po' di pazienza, tenere la fotocamera un po' ferma, ma bisogna dire che la fotocamera funziona molto ma molto bene. Non credo che serva sottolineare altri dettagli, ma insomma vi dico comunque che entrambi i telefoni hanno GPU Turbo, quindi l'accelerazione del processore che viene data proprio da questa novità software che rende il telefono ancora più performante, soprattutto quando si mette il processore sotto sforzo. Batteria, più di 3700 mAh per Honor Play, circa 3350, insomma poco più di 3300 per Huawei P Smart Plus, ma tutto sommato devo dire che si equivalgono. Sentiamo l'audio. 393-444-0444, dove si tengono fiata e dove si buttano i cocci di terracotta. Di... ce la facciamo, eh? Allora, devo dire che l'audio più o meno si equivale. Però, ancora una volta, si tratta di una questione di tarature, insomma, i bassi sono leggermente più pronunciati, poca cosa, ma sono leggermente più pronunciati su Honor Play. Allora, abbiamo detto,
fotocamere praticamente quasi equivalenti, con l'unica differenza della doppia fotocamera anteriore per il P Smart Plus. Batteria che vede Honor Play in vantaggio, il processore che vede Honor Play in vantaggio, display praticamente identico, audio praticamente identico, differenza dei connettori, più moderno, diciamo quello di Honor Play, più tradizionale quello di P Smart Plus, però nell'uso di tutti i giorni questi due prodotti secondo me si equivalgono. Cambiano i materiali, vetro per P Smart Plus e invece metallo per Honor Play. Diciamo che tutto sommato potreste quasi tirare i dadi, acquistare uno dei due e difficilmente potreste vedere una reale differenza nell'utilizzo di tutti i giorni. Ma voi quale preferite?